La città turrita, i suoi archetipi, le sue costruzioni storiche e la sua ascolanità racchiuse nel drappo del Palio di Luglio, disegnato dal maestro Solimando, un piceno doc per la sua cittadina. L'opera d'arte che in primo piano riporta l'effigie di un cavallo protetto da testiera e pronto alla battaglia è stata presentata dal professor Stefano Papetti. Ha saputo anche offrire una sintesi di edifici ascolani del Medioevo e del Rinascimento, scegliendo alcuni edifici religiosi, altri edifici invece come il Palazzo dei Capitani, legati ad usi civici, che sottolineano il fatto che la Quintana appunto sia il risultato di una commistione di valenze religiose, perché si tiene in occasione delle feste patronali di Sant'Emidio, ma anche di valori civici, perché è l'occasione in cui le magistrature, sfilando, si mostravano alla città e ricevevano l'omaggio dei castelli di Ascoli. Ma lo stesso artista lascia trapelare qualcosa in più sul drappo intriso di un acceso celeste. Ho voluto intanto rappresentare il cavallo per quello che è, e poi rappresentare la città in modo sintetico e raggruppando i monumenti principali della città, di modo che guardando si riconosce che sia la città di Ascoli, voglio dire. Nel corso della presentazione del Palio di Luglio, il segretario dell'ente, Giacinto Federici, ha presentato il neo magnifico messere Guido Castelli, definendolo primo quintanaro tra i quintanari. Il neo sindaco ha subito precisato che darà battaglia in regione per ottenere fondi utili a foraggiare la manifestazione, che ha sì un rilievo nazionale, ma anche e soprattutto un eco sociale ad Ascoli. Ma oltre a essere una rievocazione è un fatto sociale, è un fattore di coesione sociale. Il sestiere ormai è diventato il luogo dove molti giovani vivono tutto l'anno, dove palpitano nella preparazione di quelle che sono le giostre, di quelle che sono le gare degli sbandieratori, ma quel che è bello per un amministratore è considerare proprio questa ricchezza sociale, dove i sestieri davvero fanno animazione e tengono uniti i giovani della nostra popolazione. E mentre volge al termine il toto d'ama e ogni sestiere cerca di accaparrarsi la più bella, fervono imponenti i preparativi per i cavalieri che, dopo gli sbandieratori, sono pronti a darsi battaglia nella giostra notturna che sabato sera animerà la città turrita, calandola in un clima storico e nel contempo agonistico di grande valore turistico per l'intera provincia.